Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Raccontami di te. Questa sera parleremo di medicina, nello specifico di chirurgia plastica, e lo faremo con uno specialista del settore, chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Lo faremo con un professore associato dell'Università Tor Vergata di Roma e lo faremo con un professore che è abruzzese ma che è conosciuto in tutto il mondo ed è stato nella classifica e ancora nella classifica dei top Italian scientist dell'Università di Stanford. Parlo del professore Pietro Gentile. Buonasera, grazie per avermi invitato. È per me un piacere essere qui. Grazie a lei, professore, perché so che lei è abituato a salottini più importanti, Rai, Mediaset. Insomma, la QTV, però sono felice che lei sia qui. Beh, quale salottino più importante di stare a casa mia a Pescara, nella mia città natia? Quindi sono felice e orgoglioso di essere qui con lei quest'oggi. Grazie ancora. Io vorrei partire subito con lei parlando di questa classifica che la vede tra i migliori scienziati del mondo. In più c'è anche un'altra classifica in cui lei è risultato il miglior chirurgo plastico italiano ed è risultato anche a livello mondiale tra i primi 20. Come ci si sente? Che soddisfazione è stata e soprattutto come vengono stilate queste classifiche? Allora, partiamo dall'inizio. Le classifiche sono due e poi in realtà sono più che delle classifiche, sono dei censimenti che vengono fatte rispettivamente da agenzie di ranking americane. Quindi parliamo di ExpertScape, dove attraverso un'analisi di una serie di algoritmi scientifici, queste agenzie di ranking americane identificano lo specialista di branca che ha più titoli scientifici e più pubblicazioni scientifiche specifiche per un determinato argomento per quella branca. E quindi questa agenzia di ranking americana che si chiama ExpertScape mi ha identificato a partire dal 2019, credo, al primo posto in Italia per le pubblicazioni scientifiche fatte nell'ambito della chirurgia plastica. Viceversa, per quanto riguarda la Top Scientist List e la Top Italian Scientist, sono due cose diverse. La Top Scientist è una classifica del 2% dei migliori scienziati al mondo ed è redatta dall'Università di Stanford. La Top Italian Scientist ha, tra virgolette, gli stessi algoritmi, se vogliamo, dell'Università di Stanford per l'identificazione degli specialisti, ma tutto sommato lo fa sulla base di un indicatore particolare che si chiama H-index. E allora questo H-index, H sta per Hirsch, quindi indice di Hirsch, è un indice che indica numero di pubblicazioni scientifiche citate un determinato numero di volte. Per entrare nella Top Italian Scientist List bisogna avere un H-index superiore a 31 e io questo numero l'ho raggiunto ormai diversi anni fa. Ma la prima volta che è entrato in questa classifica, cosa ha pensato? Bah, cosa ho pensato? Francamente ho pensato che per una volta, tanto in Italia, quando uno fa le cose a livello scientifico e le fa magari fatte anche con un certo rigore metodologico, c'è qualcun altro che le nota, facendo un'analisi con degli algoritmi che non possono essere manipolati in alcun modo e quindi quando qualcuno fa qualcosa di fatto bene a livello scientifico, magari c'è qualcun altro che attraverso degli algoritmi riesce a identificare quel qualcosa fatto bene. Quindi si è sentito riconosciuto, la riconoscenza in qualche modo, la gratitudine per quello che fa. Più che la riconoscenza, che è una cosa, come dire, che appaga, mi sono sentito come, non appagato, ma come se qualcuno si fosse preoccupato di chiedersi, ok, ma chi è che fa questa cosa, chi è che la fa fatta bene, chi è che ha pubblicato su questo argomento? E allora sì, quello può dare soddisfazione e può far capire che forse in Italia c'è speranza anche per chi fa le cose fatte bene e può essere riconosciuto anche da altri. Prima di entrare proprio, di addentrarci nel suo lavoro, nello specifico, io voglio chiederle come si è avvicinato alla medicina e soprattutto alla chirurgia plastica, se c'è qualcuno in famiglia, se è stato spinto da qualcuno, se ha qualche esempio. Allora, questa è una bella domanda. In realtà non ho nessuno in famiglia, non ho avuto nessuno in famiglia che facesse il medico, è stata una mia, come dire, spinta per la medicina. Per la chirurgia plastica era l'unica forma d'arte all'interno della medicina
che dunque potesse andare incontro a quelle che erano le mie esigenze, perché una volta che uno sceglie di fare medicina, il più delle volte sceglie di fare il medico. Il medico è la prima cosa, curarsi, prendersi cura delle altre persone. Poi la specializzazione è una cosa che generalmente lo studente di medicina matura nel suo corso di laurea. Ecco, nel mio caso non è stato così. Nel senso che io ho iniziato a fare medicina perché volevo fare il chirurgo plastico. E quindi il motivo per il quale poi io andai via, diciamo a 18 anni dalla mia città natia, che è la bellissima Pescara, è proprio perché capii che a Pescara, non essendoci come disciplina di specializzazione della chirurgia plastica, dovevo andare necessariamente, insomma, a fare il Fuori. mio percorso da un'altra parte. E andai alla Cattolica, vinsi il concorso alla Cattolica, mi laureai lì e anche da lì poi la mia carriera continuò invece poi all'Università di Tor Vergata. Ma lei che bambino era? Di Ah. solito oggi i bambini si spaventano per il sangue, per gli aghi. Che bambino era? Ero un bambino sempre in castigo. È la verità, nel senso che purtroppo o per fortuna ho vissuto sempre in castigo perché probabilmente non ero poi così rigoroso nel mio modo di fare, nel mio modo di essere quando ero bambino, ma probabilmente semplicemente perché avevo una vivacità talmente spiccata che in molti casi non era controllata. Questo però ha fatto sì che poi il mio carattere si sviluppasse in un determinato modo. Come ribellarsi al castigo? E come ci si è ribellato? Facendo poi quello che ho Ok. fatto. Facendo poi quello che ho fatto perché chiaramente per fare una determinata carriera anche nell'ambito accademico bisogna essere rigorosi, bisogna avere un certo tipo di preparazione e bisogna soprattutto sapere affrontare determinati ostacoli. Per affrontare gli ostacoli bisogna essere in grado di aggirarli o di buttare giù il muro. Ecco, Certo. quando io ero in castigo avevo sempre o un muro o una stanza chiusa, qualcosa da cui dovevo evadere o dovevo abbattere e quindi ho semplicemente cercato di replicare quel modello da bambino nella mia vita successiva. Ho letto una sua, anzi ho visto una sua intervista in cui lei ha detto che se dovesse pensare al passato, o se dovesse tornare indietro, vorrebbe, vedere di nuovo sua mamma, che non c'è più, e vorrebbe chiederle se è orgogliosa di lei. Sì. Ma perché ha qualche dubbio? Io penso che sua mamma sia orgogliosissima della carriera che sta facendo. Questa è una bella domanda che mi fa. In realtà un conto è pensarlo, un conto è averla ancora in vita e sapere che lei ha certamente potuto vedere quello che lei si era già immaginata che io avrei potuto fare. E sono due cose diverse. Quello di sapere che lei probabilmente lo ha visto e lo vede dall'alto mi rende sicuramente felicissimo, ma sarei stato molto più contento se fosse stata ancora in vita. Ma era una donna forte come lei, tenace, una donna che la spronava nel fare le cose. Quando ha iniziato la sua carriera, cosa le diceva? Cosa mi diceva? Mi diceva, vedi, tu forse non lo hai ancora capito, ma tu diventerai, un grande professore. Io stavo al primo anno di medicina, quindi io dicevo grasso che cola che riesco ad arrivare al secondo anno di medicina, perché pure per andare avanti nel corso di laurea e diciamo, nell'ambito dello studio di medicina non è così facile, ci Certo. vuole tanto rigore, ci vuole tanto studio, ci vuole tanto sacrificio, tanta dedizione. E invece lei, non so per quale strana ragione, però mi diceva, guarda che tu, sono sicura che tu avrai un futuro brillante nella medicina, sarai un grande professore. Beh, allora io all'epoca dicevo, ma scusa, ma come ti viene in mente? Ma per quale ragione? Dice, no, fidati di me. Io sono, te lo dico non perché sono tua madre, ma perché vedo quello che fai e quello che hai fatto da bambino. Quindi 2 più 2 fa 4, sono sicura di questo. In sintesi era un bulldozer. Una donna No, un lungimirante. bulldozer proprio, è il termine esatto. Adesso entriamo un po' nel suo lavoro e io vorrei chiederle se spiega a me e a tutti qual è la differenza tra chirurgia plastica estetica e tra chirurgia ricostruttiva. La chirurgia ricostruttiva è una branca della chirurgia plastica che consente di riparare anche a livello funzionale dei difetti di tessuti e di diverse parti del corpo. Per esempio, pensiamo alla chirurgia ricostruttiva mammaria, nelle donne che hanno avuto l'asportazione di un carcinoma mammario e che quindi hanno avuto un seno
chiaramente deficitario, quindi privo di volumi e di forme, e allora in quel caso la chirurgia plastica è ricostruttiva perché va a ricostruire un'area anatomica che è stata danneggiata da un intervento necessario. Ma ne esistono anche di altre forme di chirurgia ricostruttiva. La chirurgia estetica invece è una chirurgia che mira a migliorare dei profili e dei volumi che non sono deformati o che non hanno subito un danno o un trauma, ma serve per andare a migliorare qualcosa che è potenzialmente migliorabile. Pensiamo, abbiamo fatto l'esempio del seno per la ricostruzione mammaria, pensiamo al discorso dell'aumento del volume del seno della donna, e questo ad esempio può avvenire con le protesi piuttosto che, come avviene molto più frequentemente ad oggi, con l'utilizzo del proprio grasso, dell'innesto di tessuto adiposo. Ma ce ne sono anche altri di esempi, quindi si passa dalla chirurgia plastica estetica anche a metodiche di medicina estetica. Tutto sta nell'avere il giusto polso di quello che dovrebbe essere fatto e di quello che non dovrebbe essere fatto, cioè anche nel buon gusto nello scegliere determinate cose. Allora, adesso, più in là, anzi dopo la trasmissione parleremo di questa protesi al seno e vedremo un attimo come chirurgia estetica. Intanto però vorrei sapere se c'è stato un intervento di chirurgia ricostruttiva tanto importante e significativo che le ha dato proprio una grande soddisfazione. Tutte le volte che opero io ho grande soddisfazione per quello che faccio. Non c'è un intervento che ha dato più soddisfazione di un altro. Tutte le volte che io opero sono emozionato per quel tipo di intervento, sono preparato per quel tipo di intervento, ma soprattutto la mia più grande emozione è sapere che una persona si è affidata a me. Questa è la più grande emozione. Non esiste un intervento più o meno complicato che pertanto ha dato più o meno emozione. Esiste il fatto che una persona si è affidata e quindi dà la propria vita e dà il proprio corpo, il proprio volto al chirurgo plastico. Quella è l'emozione. Poi è il chirurgo plastico che si deve prendere cura di quella persona e lo deve saper fare guidandola, anche se si parla di chirurgia estetica, in quello che dovrebbe essere fatto e può essere fatto e quello che invece magari è evitabile da fare. Quindi diciamo, quello che si può evitare è meglio non farlo. Ma lei ha anche un po' di paura quando deve fare un intervento dedicato, che lo fa con amore e passione, perché lo deduco dalle sue parole, la paura c'è sempre. La paura è la mia migliore amica, così come la paura deve essere la migliore amica di ogni paziente. Perché lo dico? Perché la paura tiene lontana i guai, tiene lontana i problemi. Quando è che si ha paura per un paziente? Il paziente ha paura perché deve fare un intervento chirurgico, quindi nell'intervento ci possono essere rischi e complicanze o comunque insidie, se vogliamo. Bene, quella paura fa sì che poi il paziente, consapevole di questi rischi, sappia che deve rispettare le raccomandazioni, sa che deve rispettare perfettamente le raccomandazioni. Il chirurgo plastico deve avere paura nel fare l'intervento chirurgico, ma la paura serve per far sì che quel chirurgo plastico sia perfettamente preparato anche a gestire i rischi che un intervento ha e che sia preparato a gestire gli imprevisti. Quindi se il chirurgo plastico è molto 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 sicuro di sé, con ogni probabilità non si preoccupa, poiché non ha paura di andare a gestire quelle che sono le insidie o le incognite che si possono nascondere in ogni intervento. Se invece il chirurgo plastico, più che pauroso, è premuroso e si preoccupa di quello che potrebbe succedere di non buono, allora con ogni probabilità quel chirurgo ha preso tutte diciamo, le precauzioni utili e necessarie a far sì che l'intervento vada nel miglior modo possibile. Com'è cambiata, professor Gentile, la chirurgia plastica nel corso dei decenni, grazie comunque all'evoluzione scientifica, alle tecnologie? Beh, abbiamo assistito negli ultimi 15 anni a una notevole evoluzione della chirurgia plastica. Consideriamo che, ad esempio, la chirurgia plastica rigenerativa, di cui io mi occupo ormai da 15 anni, 20 anni a questa parte, era qualcosa che praticamente non esisteva. E la chirurgia plastica rigenerativa si differenzia dalle altre metodiche perché sfrutta e utilizza i propri tessuti e le proprie cellule per andare a o ricostruire o rigenerare tessuti danneggiati. E lo fa anche in ambito estetico.
Vent'anni fa, queste metodiche, ad esempio dell'utilizzo del proprio grasso con il lipofilling, piuttosto che l'utilizzo del plasma ricco di piastrine, che è un concentrato di fattori di crescita ricavato dal proprio sangue, non esistevano. Ma esistevano le metodiche tradizionali descritte sui libri. Quindi, quando 20 anni fa mi venne data la possibilità di occuparmi di questo settore innovativo, emergente, che però all'epoca non esisteva, io la vidi come una stella polare da seguire. E quindi, anche perché mi venne detto, guarda, me lo ricordo come se fosse ieri. C'è questo nuovo campo della chirurgia plastica, si chiama chirurgia plastica rigenerativa. Nessuno la conosce, nessuno sa che cos'è, ma se tu vorrai avere un futuro in questo settore, devi dedicarti a questo. E io mi dedicai a questo argomento e da lì poi, piano piano, come dire, nacque un amore verso questa disciplina e quindi dedicai quasi interamente, dico quasi perché poi la chirurgia plastica è ampia, però mi dedicai quasi interamente allo sviluppo della chirurgia plastica rigenerativa, che 20 anni fa non esisteva. Ho capito dalle sue parole che lei è amante delle sfide. No, da che cosa l'ha Qual è la capito? sfida più grande che ha affrontato a livello personale, lavorativo? Se la può dire. Certo che la posso dire, ed è una cosa che vorrei che venisse, compresa anche da chi ci ascolta a casa. Vincere la solitudine. Quando si resta da solo al mondo, come è successo a me tanti anni fa, fa comprendere tante cose della vita, fa apprezzare molto di più la vita, fa comprendere ciò che c'è di buono a questo mondo che molte volte quando accendiamo il televisore sembra essere tutto negativo. In realtà io nella mia vita ho sperimentato la solitudine tanti anni fa, trovandomi totalmente da solo, senza genitori, senza fratelli, senza sorelle, senza nessuno. E in realtà in quella circostanza ho compreso qual è forse il significato che l'essere umano ha nel mondo. Sopravvivere. Sopravvivere. Quindi la più grande sfida, per rispondere alla sua domanda, per me è stata ed è e sarà sempre sopravvivere. Wow, una risposta inaspettata, davvero bellissima risposta. Giusto? Anche perché non l'avevamo concordato No, nel senso che mi ero fatto un le po' un'idea di lei, no? Nel senso che questa risposta non me l'aspettavo. Diciamo che questa intervista sta andando meglio di come me l'aspettavo, questo lo posso anche perché le dire. premesse Non non erano erano buone. buone. Invece, parlando sempre di chirurgia invece estetica, prettamente Sì. per fini estetici, qual è secondo lei l'equilibrio tra la bellezza e il benessere psicologico? Lei, come chirurgo, dice sempre di sì a tutte le richieste dei No, pazienti? io veramente sono quello che dice sempre di no. Ecco. Quindi, no, ma non per qualcosa, ma perché io sono uno specialista atipico e soprattutto io sono un professore associato di chirurgia plastica della mia università che è Tor Vergata a Roma. Allora, perché dico questo? Perché ogni professore, quindi ogni accademico, deve necessariamente insegnare agli altri specializzandi, specialisti, quello che va fatto, quando si deve fare e quello che non andrebbe fatto. La stessa cosa è con il paziente. Quando il paziente va dallo specialista, lo specialista, al di là che sia o non sia un accademico, dovrebbe sempre dire alla paziente se la motivazione per la quale è andata a visita è giusta e quindi è indicato fare un eventuale intervento chirurgico, oppure se quella problematica per la quale si è andata a visita non è una problematica risolvibile con un determinato tipo di intervento. Molte pazienti vengono a visita nel 65%, 60% dei casi nel mio caso, con delle problematiche che realmente possono trovare beneficio da un intervento chirurgico, siano di natura estetica, siano di natura ricostruttiva o rigenerativa. Il 35-40% delle pazienti però viene a visita con delle problematiche che in realtà o non ci sono, oppure in realtà visitando quella paziente si vede che ci sono delle altre problematiche che la paziente neanche ha notato e invece la paziente chiede un intervento che non è indicato fare. Diciamo che per lei è molto importante essere anche un po' lo psicologo della situazione, perché bisogna capire perché una persona viene da lei, soprattutto quando lo fa per fini solo estetici. Ma come mai in giro poi vediamo tante persone che invece hanno probabilmente esagerato con la chirurgia?
Plastica è colpa in quel caso più del medico? In realtà, secondo me, la colpa sta sempre a metà, perché non è mai sempre soltanto del medico, ma in realtà, secondo me, bisogna sempre trovare un giusto equilibrio tra chi chiede qualcosa e chi fa qualcosa. Quindi, secondo me, in medium stat virtus, come dicono i latini, quindi fondamentalmente bisognerebbe capire perché il chirurgo plastico molte volte eccede e perché magari la paziente chiede determinate cose che in realtà la, diciamo, peggiorano piuttosto che migliorarla. In tutto, secondo me, c'è il buon gusto. Lei è stato direttore di diversi corsi di formazione all'estero. Sì. Da India, Barcellona, Francia, sì. Veramente in tantissime parti. A Tokyo addirittura ha tenuto una conferenza in cui ha parlato di cellule staminali. Sì, a riposo. È stato poi anche professore all'Università di Tirana, in Albania. Sì, tanti anni fa. Quindi tantissime esperienze all'estero che le hanno permesso un po' di confrontare la situazione italiana con quella estera. Sì. Ma l'Italia è all'avanguardia dal punto di vista della chirurgia plastica? C'è ancora tanto da fare e soprattutto c'è una nazione che l'ha colpita come sotto l'aspetto della chirurgia? La domanda... Sono l'Italia, più domande. No, la domanda, l'Italia a che posto è al primo posto per la ricerca scientifica? L'Italia è leader dal mio punto di vista per la ricerca scientifica nel mio campo. Il problema è un altro. Il problema è che l'Italia, come tanti altri paesi, ha delle problematiche gestionali che molte volte ostacolano la ricerca scientifica, ma l'Italia è fatta da accademici, ospedalieri, liberi professionisti, specialisti in chirurgia plastica di altissimo livello. La ricerca scientifica fatta all'interno delle università italiane, ivi inclusa la mia università di Tor Vergata, è una ricerca che consente all'Italia di essere tra i primi posti a livello mondiale nel settore della chirurgia plastica. Il punto è che poi ci sono delle normative che per alcuni aspetti impediscono una evoluzione ulteriore. Le faccio un esempio. Io, come ho premesso, amo quello che faccio e mi occupo di chirurgia plastica rigenerativa che si basa soprattutto sul grasso. Ecco, la prima cosa quando vengono da me le pazienti che mi chiedono è: professore, ma io posso utilizzare il mio grasso? Lo posso donare a mia sorella? Lo posso dare alla mia amica? Perché vede, la mia amica è magra, io ho delle adiposità eccedenti e la mia amica non vuole mettere le protesi al seno, ma è magra e vorrebbe utilizzare il mio grasso. Lo possiamo fare? Ecco, questa è una cosa che va avanti ormai da qualche anno. In Italia, per rispondere a questo piccolo, come dire, quesito, abbiamo dei laboratori GMP, si chiamano GMP, stanno per Good Manufacturing Practices, che permetterebbero di fare il trapianto allogenico di grasso, cioè l'utilizzo del grasso tra due persone, solo che determinate normative o perché alcuni laboratori GMP non hanno un determinato tipo di protocollo già approvato per questo tipo di percorso, non si fa. In altri stati, dove non ci sono questo tipo di normative, ci sono dei percorsi, sempre in pazienti che devono essere screenati, donne e quant'altro, che però consentono di utilizzare del tessuto adiposo allogenico. Quindi capisce bene che l'Italia ha, come dire, delle strutture scientifiche e anche, se vogliamo, pratiche per poter fare tantissimo, ma in realtà poi alcuni cavilli normativi lo impediscono. Un po' come dire quando tanti anni fa Barnard, negli anni 60, fece il primo trapianto di cuore, lo dovette fare quasi, come dire, al di fuori, se non quasi, lo dovette fare in una città che era fondamentalmente al di fuori di un set normativo per evitare che poi finisse, insomma, agli arresti. Quindi non è una cosa semplice quella di, come dire, innovare e fare. Bisogna trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, con le regole giuste. E non è semplice. Come è cambiato invece l'approccio delle persone alla chirurgia plastica? Si è sempre di più alla ricerca di metodiche minimamente invasive, quindi si cerca sempre di sottoporsi a interventi chirurgici che siano il meno invasivi possibili, cioè in ragione della degenza, quindi si tende sempre più a fare interventi chirurgici che
tendono a portare la persona al massimo una notte di degenza, quindi si cerca sempre la minore invasività possibile, anche in termini anestesiologici. Però tutto deve essere sempre fatto per il bene del paziente, quindi anche un approccio minimamente invasivo deve essere fatto in pazienti che, come dire, sono consapevoli dei rischi e delle complicanze e sono idonei. Non tutti i pazienti possono operarsi, ci sono certamente i preparatori necessari da dover fare, però l'atteggiamento delle persone negli ultimi anni è quello di fare degli interventi che non siano così tanto invasivi, a meno che non ci siano delle problematiche valide ed effettive per i quali magari è necessario fare un intervento più invasivo. Se viene uno studente da lei e le dice: professor Gentile, io vorrei iniziare un percorso di medicina e poi di chirurgia plastica, qual è il primo consiglio che darebbe? Più che consiglio farei una domanda. Qual è il suo livello di sopportazione e sacrificio? Perché, perché per fare medicina, per fare chirurgia plastica, ma tante altre discipline, bisogna essere delle persone con un grande spirito di abnegazione. Bisogna essere disposti al sacrificio, bisogna essere pazienti. Bisogna essere in grado di diciamo, sacrificare gran parte del proprio tempo e della propria vita solo per lo studio, solo per fare determinati percorsi. Quindi, più che dare un consiglio, perché non mi sento nella posizione di consigliare nessun altro, francamente farei la domanda: dico, ma che livello di sopportazione, spirito e sacrificio ha? Beh, se poi dalla risposta incomincio a capire che è una persona, come dire, non così incline, beh, allora non darei consiglio, però sono sicuro che poi non lo ritroverei più nel corso di laurea, perché chiaramente ci vuole tanto spirito, ci vuole tanta abnegazione. Sempre parlando di chirurgia estetica, lei su se stesso farebbe qualcosa? Cioè, è propenso a farlo su di lei? Io sono per il naturale, okay. Quindi francamente su di me ci sarebbe tanto da fare. Ma francamente non farei nulla, mi piace non ho così. Annuito quando ha detto ci sarebbe tanto da fare. No, ma no, per me stesso vado bene così come sono, quindi sono in equilibrio con me stesso, diciamo così. Allora, lei è anche CTU, sì. Consulente tecnico al Tribunale Ordinario di Roma. Sì, corretto. Per la chirurgia plastica. Plastica, sì. Poi è anche caporedattore di alcuni giornali scientifici internazionali, okay. Sì. Ha scritto tantissimi studi sì. Scientifici. C'è qualcuno che ha avuto un maggiore impatto? Allora, questa è una domanda interessante. La risposta è tecnica, e cioè, delle mie pubblicazioni scientifiche, quella che ha avuto a livello documentale maggior impatto è quella che ha avuto il maggior numero di citazioni. Okay. Che cosa vuol dire citazioni? Vuol dire che un articolo scientifico che io ho scritto è stato a sua volta letto e citato, okay, nell'articolo scientifico scritto da un altro autore. Quindi da altre nel fonti. Mondo, da altre fonti. Allora, il mio articolo scientifico più citato è sull'utilizzo del plasma ricco di piastrine, quindi un concentrato di fattori di crescita, per contrastare l'alopecia androgenetica, poiché è citato per oltre 210 volte, 230 volte, una cosa del genere. Quindi che cosa vuol dire citato 230 volte? Vuol dire che 230 autori, 230 chirurghi plastici nel mondo hanno ripreso quell'articolo e lo hanno descritto o semplicemente citato all'interno del loro articolo scientifico. E quindi la risposta è: il mio articolo a maggior impatto è questo sul contrastare col PRP l'alopecia androgenetica. In realtà ho scritto talmente molti altri articoli scientifici in delle riviste anche ad alto impact factor, molto più alto di questa rivista, che però hanno avuto un numero di citazioni inferiori. Quindi, come si direbbe, meno condivisioni, no? Meno condivisioni, sempre molte, molte di più di quelle che mi sarei aspettato. Però in realtà quello che vedo, che gli altri ricercatori, gli altri chirurghi plastici sono molto interessati di quello che faccio io, è la parte rigenerativa, specialmente per quanto riguarda i capelli. Noi, professor Gentile, siamo arrivati alla fine. Spero che peccato. È vero, è passato in fretta mezz'ora. Vorrei solo chiederle quali sono i suoi progetti futuri e se c'è un sogno che non ha ancora realizzato. Progetti futuri? Sì. Cambiare le regole. Qualcosa che non ho mai realizzato, che non ho ancora realizzato. Glielo dirò alla prossima intervista.
Ecco, adesso non solo ha lasciato voi così, ha lasciato anche me con questa suspense, anche perché non... Va bene, ma dopo l'intervista adesso non me la dirai? Cioè, No, alla prossima intervista. vabbè. Allora, io la ringrazio davvero tanto, A le lei. auguro di continuare, anzi ci dica dove la possono trovare, perché già la conoscono, però lei ha lo studio a Roma. Sì, io sono a Roma, quindi chiunque mi vuole cercare, insomma, basta che vada su internet, insomma, potrà trovare i miei riferimenti, sia accademici che, insomma, privati. Io la ringrazio ancora, le Grazie auguro di davvero realizzare questo sogno che non mi ha detto e di realizzarne tanti altri e grazie a voi tutti per averci seguito. Grazie, buona giornata. Mi chiamo Annalisa Potenza e sono una professoressa e scrittrice di Pescara. Ho fondato, insieme a persone provenienti da ogni parte d'Italia, un movimento letterario e artistico libero e indipendente chiamato Creazionismo per una nuova era. Il nostro obiettivo è diffondere valori fondamentali come la pace e la solidarietà in un periodo dominato da conflitti e da guerre. Per questo abbiamo scritto un libro che verte sul conflitto e sulla sua gestione da regalare alle scuole. Entra anche tu a far parte del nostro movimento.